salsa di mirtilli. Cioè, allora, io credo che un po' tutti quanti noi, no, giochiamo sul fatto che noi siamo chef e in quanto tale non dobbiamo toccare le cose. No, non è vero, non è assolutamente vero. Noi dobbiamo anche però cercare di trasmettere in qualche modo un'emozione che proviene appunto da un piatto. E questa emozione, a volte, essendo noi non dei relatori, ma noi siamo dei cuochi, o facciamo, tranne alcuni ovviamente, c'è chi è più capace che meno, o parliamo o cuciniamo. E allora spesso mi capita, quando magari mi trovo di fronte al pubblico, un pubblico più o meno ampio, che possono essere le due persone come le 150 persone, mi trovo appunto nella difficoltà di fare entrambe le cose, perché forse in quel momento lì c'è magari una Virginia che mi dà una mano, oggi c'è Iside che appunto che invece dà una mano, procedi pure, non ti preoccupare con lo zucchero e tutto, e andiamo a sciogliere, a fare una salsa. Allora, il mio piatto, che poi è stato poi in qualche modo corretto anche da Iside stessa, è l'elemento principe, è il cervo. Il cervo è, in questo caso, proviene dalle mie zone. Io sono di Modena e il cervo appunto è quello appunto che è stato cacciato proprio nelle montagne modenesi. È la parte del filetto, è una carne che è stata ampiamente frollata, ma in modo decisamente appunto adeguato, e questa frollatura la ritroviamo poi nell'aspetto gustativo e palatale. Parlavo prima di una poesia, o più che altro di alcune serie di poesie alle quali io mi sono ispirato, e conosco una poetessa, che è appunto la Federica Minozzi, carissima amica, la quale fa tutt'altro, credo, nella vita, ma tra queste altre cose scrive poesie, e poesie che poi inevitabilmente ti colgono, ti allargano l'aspetto. Sì, lo so, non è facile. Bravissimo, ma io intanto inizierei per un bel applauso, io sento già i profumi dopo 2 minuti di cottura. 2 minuti di cottura, sì. No, sto dicendo. Abbiamo. E allora l'idea appunto di leggere le poesie della Federica e di poter trarre un qualcosa per poi dopo svilupparlo in un piatto con gli elementi è stato immediato per me, immediato, ma ovviamente con riflessioni. E tutto questo è capitato però nel momento in cui io, benissimo, perfetto, nel momento in cui io ho cercato di trarre quelli che sono gli elementi stessi appunto delle poesie di Federica. Iside mi ha corretto in alcune parti, cercando appunto di trarre anche lei la sensazione che io in qualche modo volevo dare, ma forse non ero riuscito. E la cosa proprio molto bella che c'è stata fra me e Iside è stata proprio questa, cioè io ho colto qualcosa in lei e lei ha colto qualcosa in me, e abbiamo cercato in qualche modo di trovare appunto un equilibrio. Scusa Iside, intanto ti ho picchiata. Qui in questo caso cosa facciamo? Prendiamo il cervo, lo mariniamo sotto vuoto, lo mariniamo con un alcol a base di cacao e lo mettiamo lì almeno